Si tratta di cose nerd, gli indiani sono ovunque, non c'è niente da fare, ed è uno strumento open source eccezionale, ma nel vero senso, nel senso tecnico della parola, perché in pratica IDAN usa il reverse engineering del codice binario, ecco qua che stava cadendo il microfono, usa il reverse engineering del codice binario, e il microfono continua a cadere, per creare un eseguibile steganografato completamente funzionale. In pratica. Esempio, TAR, ok? TAR viene utilizzato da terminale sostanzialmente per la compattazione o la scompattazione degli archivi. Concentriamoci un attimo sui comandi. IDAN, TAR, messaggio, che voglio trasportare appunto in un file steganografato che chiamerò tar.steg. Metterò la password, mi verrà detto che praticamente la steganografia è andata a buon fine, tutte queste cose molto simpatiche. Ho scritto anche praticamente il comando per la decodifica, e la cosa simpatica è che praticamente io posso utilizzare tar.steg, quindi il file che io ho steganografato precedentemente, come se fosse un eseguibile normale. E questa è una potenza a livello di programmazione non indifferente, perché in pratica io inserisco del codice all'interno di codice eseguibile senza cambiare le proprietà, e comunque quello che dovrebbe fare naturalmente un eseguibile per sua attività, di quel file. Perché vi dico questo? Un'altra particolarità dei soft, degli eseguibili, è che a livello di codice lasciano poco spazio libero a livello di bytecode. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente già trovare un software che sia capace di scrivere all'interno di poco spazio lasciato libero, in questo caso di un eseguibile, è davvero molto difficile. Ovviamente IDAN ha dei problemi, perché a volte può introdurre errori di runtime, è comunque un progetto open source relativamente giovane, quindi comunque bisogna dare il tempo agli sviluppatori o a chi collabora di poter migliorare il software. D'altronde, insomma, questa giornata è stata incentrata sulle migliorie da dare al software, perché si parla comunque di software libero, quindi c'è la volontà e il piacere degli sviluppatori di migliorare i progetti con i quali si ha a che fare. E vabbè, questo ovviamente, come vi dicevo prima, nell'ultima frase non ho fatto altro che ripetere quello che vi ho detto poco fa, cioè è comunque un progetto notevole, perché davvero sono pochi i programmi che riescono a guardare dentro gli eseguibili, quindi comunque è un progetto da tenere sott'occhio, soprattutto per gli sviluppi futuri. Questo è un altro di quei miei preferiti, perché questo fa le magie, ma nel vero senso della parola. Questo TCS Stego utilizza praticamente TrueCrypt più la steganografia. Chi è che conosce TrueCrypt? Ah, perfetto, ok. Siamo a buon segno. E allora, in pratica, che cosa succede? Succede, vabbè, TrueCrypt ha la facoltà, in maniera molto, molto semplicistica, di criptare dei volumi di memorizzazione di massa, che poi ovviamente saranno coperti da password. C'è questo script fatto in Python, molto simpatico, tcstegpy, è appunto uno script Python ed è particolarmente indicato per la steganografia di file video. Vi ricordate all'inizio quando vi ho detto che la particolarità della steganografia in pratica è quella di lasciare inalterata l'esecuzione del file? Perfetto. Questo software fa un qualcosina in più, cioè non solo è capace di steganografare un qualunque file all'interno di un file video, ma quello stesso file video, che sia .avi, .og, .mov, quello che volete voi, è montabile come un volume, cioè è usabile come un hard disk. Questo vuol dire che quel video è utilizzabile praticamente come un volume di massa, come se fosse praticamente una pendrive USB, uno spazio nel vuoto all'interno dell'hard disk in cui nascondere di tutto. Ci sono comunque dei programmi, dei lettori video, penso che lo stesso VLC lo faccia, ma adesso mi viene in mente SM Player, che è quello che comunque utilizzo per la maggiore, che permettono praticamente l'analisi del codice interno o comunque rilasciano delle statistiche di esecuzione, tutte queste cose simpatiche che ai nerd piace tanto. E praticamente a livello sempre di stega analisi, analizzando i multimedia data, quindi gli MDAT e il sample table check offset, un analista esperto può notare che praticamente ci sono dei settori che sono proprio vuoti. Cioè, in pratica, prima vi ho dato la tecnica, adesso vi dico l'analisi, sostanzialmente. Quindi, un buon analista, se praticamente all'interno di un'analisi esadecimale di quel file nota che ci sono dei settori
grandi, piuttosto grandi vuoti, capisce che comunque quel file multimediale è un file steganografato e che comunque a sua volta può essere comunque montato come un hard disk. Queste regioni orfane, tra l'altro, hanno la particolarità di essere, di essere comunque evidenti per qualunque decoder multimediale. Quindi sostanzialmente se la regione che siamo andati ad occupare con il nostro file è sostanzialmente molto grande, un lettore multimediale nel bene o nel male comunque se ne dovrebbe accorgere, magari facendo un salto di un video, perché uno magari crede che ha premuto play e il file si sta bloccando e invece no, c'è qualcosa di steganografato sotto, magari, tutto può essere. Eccoci qua, adesso arriviamo un attimo alle cose un pochino fantapolitiche. Operation Shady Rat, dove rat non sta per ratto, ma sta per Remote Access Tool. È un'operazione scoperta nel 2011 da un geniaccio della McAfee e la cosa simpatica è che questa operazione è molto simile all'operazione Aurora, che ha avuto degli effetti politici o comunque su quella parte dell'informatica dedicata alla politica, perché c'è anche questo nel mondo di oggi, dove praticamente, insomma, si è scoperto che parecchi servizi e server di grandi major informatiche come Google erano state praticamente prese sotto attacco. Un'analisi fatta, un'analisi molto accurata dell'operazione Shady Rat è arrivata alla conclusione che praticamente l'operazione sia stata ordinata dalla Cina, guarda caso, perché comunque la Cina, insomma, quando pare sembrava immune da questa operazione. L'operazione Shady Rat ha colpito praticamente quei paesi che vedete indicati nel numero di macchine che c'è scritto nell'immagine, adesso non so se comunque si riesce a vedere in maniera chiara, ovviamente il paese più colpito sono stati gli Stati Uniti con 49 major informatiche con servizi sostanzialmente compromessi. E tra l'altro, per la gioia dei vostri occhi, non essendo un grafico professionista, ho comunque cercato di abbozzare il funzionamento dell'operazione Shady Rat. Questa, tra l'altro, per chi insomma sta qui da stamattina sa bene che le ho fatte praticamente qualche ora fa, quindi va bene così. Allora, praticamente come funziona? L'aggressore invia una mail alla vittima. La vittima può essere sostanzialmente una persona fisica, un'istituzione, un ente, il comune di Napoli, l'ITIS Augusto Righi e tutte queste cose simpatiche. La mail ovviamente contiene un file che sembra apparentemente legittimo, ma che legittimo alla fine non lo è. Quindi la vittima che cosa fa sostanzialmente? Lo apre, perché crede che quel file sia legittimo, ma esce la sorpresa, cioè il malware. Il Trojan che cosa fa? Si collega sempre a un sito apparentemente, attenzione alla parola apparentemente, che ricorre spesso nell'operazione Shady Rat, a un sito. Okay. La particolarità di questo sito è quello di praticamente di rilasciare in download dei file che sono praticamente steganografati. Che cosa succede? Succede che praticamente il malware si collega a analog.net, ovviamente noi non rilasciamo malware, ci mancherebbe altro, e si scarica praticamente sempre la famosa locandina del Linux Day. Che, vabbè, in questo caso ho messo dei geroglifici per dire che comunque c'è un file di testo steganografato all'interno della locandina, ma quel file steganografato, a sua volta desteganografato, contiene un malware, il cui obiettivo sarà quello di ricollegarsi sempre al sito apparentemente innocuo e di generare delle shell remote sul computer della vittima, in modo tale da poter comunque avere i permessi sia sulle cartelle ordinarie, sia comunque di sviluppare delle tecniche comunque di accesso tramite praticamente dell'access control list, quindi delle scalate di permessi, e di dare quindi accesso al criminale informatico anche alle cartelle più segrete della vittima. Però, insomma, dai, il grafico non è venuto male. No, potevo fare di meglio, però. Ok, adesso parliamo dell'occultamento dei dati su diversi sistemi operativi. Tra l'altro, come vi ho anticipato nella slide iniziale, la particolarità di questo intervento è che comunque avrei affrontato l'occultamento dei dati in ambienti multipiattaforma. Ovviamente parlare di occultamento dei dati su Windows non è un sabotaggio a Linux Day, ci mancherebbe altro, se non mi cacciano definitivamente, ma per il semplice fatto ovviamente che per l'occultamento dei dati anche su Windows, così come su Mac OS X, possiamo utilizzare dei prodotti open source come appunto un editor esadecimale, l'ho anche segnato qua, VXX Editor, che è appunto un editor esadecimale open source multipiattaforma. Allora, la particolarità di Windows sta sostanzialmente, le particolarità sono tante sicuramente, vabbè, nel bene e nel male, ma le particolarità che ci interessano sono quelle relative ovviamente al file system e all'NTFS e al fatto che sostanzialmente Windows non offre all'utente, quello un pochino più smaliziato ovviamente, la possibilità di agire a basso livello. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente sempre con olio di gomito e con un editor esadecimale open source posso applicare tecniche di occultamento dei dati in tre modi: sugli alternative data stream, sui bad blocks,
che poi è la stessa cosa delle sparse attribute, ecco perché mi è venuto in mente tre modi, e sui boot sector. Li analizziamo una volta molto velocemente. Gli alternative data stream, stamattina penso di aver tenuto una piccola lezione sugli ADS, eccoti là disgraziato. Allora, gli ADS sono stati inventati all'inizio da Microsoft per il semplice fatto che comunque nelle reti miste gli utenti Apple, poverini, non riuscivano comunque ad amalgamarsi, insomma, a tutti gli altri, e per il semplice fatto che Mac, che comunque tutti i sistemi Mac, per loro natura, utilizzano un file system che è genericamente l'HFS e le sue dovute evoluzioni, HFS Plus e via dicendo, lo Hierarchical File System, la cui particolarità è quella di indicizzare i file in due modi. Cioè, non in due modi, perdonatemi, con due tecniche che ovviamente sono incrociate tra di loro. La tecnica del fork file e del resource file, fork, perdonatemi. In pratica, il fork iniziale contiene il file in sé per sé, mentre il resource fork contiene tutti i metadati e tutte le proprietà di quel file. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io mi trovo in una situazione in cui ho da una parte il file e da una parte le sue proprietà. Chi l'ha fatto, quando l'ha fatto, ultima modifica, data di creazione e tutte le informazioni a contorno. ADS è nato appunto per collegare queste due informazioni e fare in modo che chi si collega da Windows, cioè chi si collega su una rete mista da Windows verso un computer Mac, ha la possibilità di vedere il file come un'entità sola. Attualmente l'utilizzo di ADS è comunque deprecato, però comunque con sempre col famoso olio di gomito e con un editor esadecimale si può lavorare a basso livello e cercare quei settori di ADS dedicati al resource fork, dove dovrebbero starci le meta informazioni, e operare là sopra per nascondere dei dati. Bad block, un ragionamento molto simile all'ADS, così come lo sparse attribute. In pratica si hanno a disposizione dei settori che si possono, dei settori del disco che tra l'altro sono funzionanti, si possono marcare sempre con un etero esadecimale come bad, ma comunque nasconderli, cioè nascondere all'interno di questi settori dei file preziosi che noi comunque vogliamo occultare.